Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro canale YouTube. Allora, oggi siamo alla Trofeo Fagioli di Gubbio e abbiamo ritirato il pass e adesso ci dirigiamo verso il paddock. Oggi giornata di verifiche tecniche, quindi non si corre, domani inizia l'attività sulla salita e andiamo a vedere, a sbirciare un po' quello che fanno le squadre e i meccanici durante le verifiche tecniche. A dopo. Poi ecco, arrivi qua e ti ritrovi praticamente una Lamborghini dorata, che è bellissima, clamorosa. Lamborghini Huracan con tante appendici aerodinamiche per migliorare la prestazione. Qui si vedono gli end plate che possono essere regolati per variare l'effetto dell'ala. Anche sul collo di cigno, il supporto a collo di cigno si può regolare l'incidenza, quindi anche qui l'aerodinamica conta, soprattutto in salita dove inizia a scarseggiare la densità dell'aria, più carichi e migliore prestazione riesci a tenere. L'aerodinamica la fa da padrone, alettone all'anteriore, biplano multiflap al posteriore e una presa naca sul tetto che va a alimentare penso il motore al posteriore e poi beh, estrattore dell'aria non indifferente. Questi sono i prototipi portati alla massima esasperazione aerodinamica e prestazionale durante le cronoscalate. Comunque qui si conta la macchina, ma è il pilota che fa veramente la differenza. Comunque qui se sei, come dire, se hai il pelo sullo stomaco, qui vai forte e si vede perché sono gare veramente emozionanti e dire, sono degli eventi veramente fantastici, soprattutto perché riesci a far avvicinare i tifosi, gli appassionati del motorsport a delle gare che non saranno Formula 1, MotoGP, però sono molto soddisfacenti da vedere e soprattutto ci sono dei mezzi da paura, tipo Lamborghini Urus, vabbè. Dettagli. Allora, prima abbiamo fatto un giretto nel paddock, abbiamo visto un po' di vetture, prototipi 500, dopo qualche immagine di copertura la metto. E adesso invece siamo qua, che è la strada che porta all'inizio della gara. Qui si passa per quasi dentro la città, questo inizia il centro storico e proseguendo qua si va verso l'inizio della gara e adesso vediamo un attimino se sono già in corso i preparativi per tutte le cose. Ecco la partenza della cronoscalata. Questa la piazzola dove si posizioneranno tutte le vetture. Qui questo è il casottino dei cronometristi dove prenderanno tutti i tempi delle varie prove e poi qui ci sarà anche il semaforo che darà il via ai piloti e partiranno uno ogni 60 secondi salvo incidenti o comunque imprevisti di percorso e appena questo arco ci saranno due fotocellule che daranno il via al cronometro. Certo che fare una cronoscalata attorno a questa cornice è qualcosa di fantastico, fantastico.
ragazzi, buongiorno, questo secondo giorno di Trofeo Fagioli e da sottofondo si sentono un po' di vetture pronte per partire. Eccole, 131. Prima le vetture storiche, 126, ho motore spento, ma hai visto? Bene, guarda. E ecco, dopo le prove di questa stamattina siamo fatti un panino e facciamo un giretto nel fatto che vedere le vetture montate e i controlli da parte delle squadre. Motore della moto, pulizia totale. Questa, ecco, forse è la vettura più appariscente di tutto il paddock. Lamborghini completamente oro, bellissima, bellissima, bellissima. X19, vai dall'ara, motore incredibile. È quello che si intravede. Anche lei, Opel, fantastica, questo colore rosso, cerchi colorati differenziati, veramente fantastici, un motorino decisamente particolare, e poi le Osella, Wolf, questa è un Super 3000, questa ha un motore di un Aprilia, adesso 4C, furore, Gramenzi, prototipo a dir poco sbalorditivo. Non c'è più niente della 4C normale e beh, ecco.
taglio della bandiera italiana con le pinne sul tetto per gestire meglio i flussi e il vuoto centrale posteriore che spinge questo mostro. Fantastico. La location non è più quella, perché mi sono dimenticato di fare la chiusura del video, però ecco, recuperiamo così. E ragazzi, che dire, la cronoscala Trofeo Fagioli è stata veramente una bella esperienza e è un evento che comunque attira molte persone, molti appassionati. E che dire, ci vediamo prossimamente perché arriveranno altri contenuti su questo canale, su questo nuovo canale, quindi vi invito a iscrivervi con il pulsante rosso qua sotto da qualche parte, seguirci sui nostri social Instagram e TikTok e lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto quello che vi abbiamo raccontato. Ciao e alla prossima.